Siamo con Renato Defendini, fondatore della fondazione appunto Futuro Insieme. E la fondazione si occupa dal 2004 di progettazione per il dopo di noi, quell'aspetto che riguarda le famiglie quando avranno dei cari e le famiglie non ci saranno più, pertanto si rende necessario il proseguimento di una vita familiare appunto alla scomparsa di queste. È un aspetto molto importante che da parecchi anni viene preso in considerazione, tanto più che quest'anno finalmente il Parlamento ha emanato anche una legge ad hoc. Oggi siamo qua a questa prima sperimentazione, a questo primo passo, un passo interlocutorio per una residenzialità leggera che riguarda proprio questo aspetto. Sono Daniela Vicentini, presidente dell'associazione La Casa Volante, nata dalla volontà di 10 famiglie di programmare il futuro dei loro figli quando i genitori non ci saranno più. Si tratta di un progetto che riguarda il dopo di noi. Assessore Coletto, questa mattina qui abbiamo l'inaugurazione di Casa Volante, un progetto nuovo per Legnago. Sì, è un progetto importante che sostanzialmente va a definire un percorso per il dopo di noi. Questi ragazzi, questi bambini diventano grandi, hanno bisogno di essere stabilizzati all'interno della nostra società, compito che una volta non veniva considerato e che oggi diventa sempre più importante. Questo è uno dei progetti che sarà valorizzato sicuramente dalla regione, ma anche dalle varie cooperative del territorio e dei comuni, per dare un futuro a questi ragazzi. Assessore Claudio Marconi, questa mattina qui a inaugurazione di Casa Volante, un nuovo progetto per Legnago, quindi lei assessore, una battuta. Beh, sicuramente è un progetto molto importante che ha radici lontane nella nostra città, perché la Fondazione Futuro Insieme ormai credo sia 15 anni. È una realizzazione che dà significato alla solidarietà e che come amministrazione noi sosteniamo fortemente.